Dal Recovery Fund risorse anche per l'Abruzzo. Dopo la trattativa più complicata della storia dell'Unione Europea, Conte è tornato da Bruxelles con un bottino di 209 miliardi tra prestiti e risorse a fondo perduto. Il fondo comprende la cifra record di 750 miliardi che dovrebbero essere distribuiti tra i vari paesi dell'Unione tra il 2021 e il 2023. Parla di vittoria l'onorevole Stefania Pezzopane. Nasce una nuova Europa con quella decisione. Oggettivamente anche più scettici devono essersi ricreduti dai propri pregiudizi, nasce una nuova Europa, un'Europa più solidale, un'Europa in cui l'Italia finalmente fa asse forte con Francia e Germania e riesce a respingere l'attacco sovranista che avrebbe messo in grande difficoltà l'Italia. E Conte esce vincitore, bisognava evitare che l'Italia, il paese europeo più colpito dal Covid, subisse gli attacchi sovranisti di Olanda e dei paesi cosiddetti frugali, che frugali non sono per niente, e che volevano approfittare di una grave crisi italiana per colpire e guadagnare risorse per se stessi. Adesso il governo, con le regioni, con gli enti locali, con le categorie produttive, dovrà fare una rapidissima fase di ascolto per presentare a settembre all'Europa un progetto, un programma di utilizzo delle risorse. L'Europa ripartirà le risorse a seconda dei progetti presentati dai territori. I soldi infatti saranno vincolati a determinati investimenti. In Abruzzo potrebbero arrivare tra il 1,5 miliardi e i 2 miliardi di euro. La cifra precisa potrà essere fatta solo dopo che verranno individuati i canali di finanziamento e le prospettive anche generali che seguirà l'Europa e l'Italia per utilizzarle, però senz'altro potremo avere sul nostro territorio tra 1,5 miliardi e 2 miliardi, potrebbero anche essere di più se, ripeto, le scelte del governo premieranno e l'Europa consentirà di favorire determinate filiere di sviluppo. Se c'è la filiera ambientale, l'Abruzzo ha tantissime carte da giocarsi, sia per il mare sia per la montagna. Nelle ultime settimane lo scontro tra Marsilio e il governo è stato a dir poco aspro, con le regioni che hanno rappresentato l'opposizione più ostica a Roma. La Pezzopane non risparmia attacchi verso Marsilio. I soldi per fronteggiare l'emergenza, incalza la deputata, sarebbero dovuti essere spesi meglio. La regione Abruzzo si lamenta sempre con il governo, ma obiettivamente dovrebbe solo dire grazie al governo perché l'ha riempita, rimpinzata di soldi, che forse non sono stati spesi come andrebbe fatto. Basta marchette, basta clientelismi, basta regalie, grandi progetti, grandi strategie per uscire da questa impasse.